Sì, abbiamo fatto una buona partita, l'unica cosa quel gol non ci stava e purtroppo è andata così, però c'è stato un certo equilibrio, c'erano tutti i reparti, c'è stata una solidità importante che non si vedeva nelle prime partite. Però qui è stato sicuramente un passo avanti rispetto ad altre partite. Quella palla lenta ovviamente è stata disattenzione nostra perché sono stati due momenti, cioè due palle lente che non ci stavano purtroppo. L'unica cosa è che comunque sia la solidità si è vista soprattutto nel come abbiamo approcciato la gara, insomma. Anche perché riusciamo a girare meglio il pallone, riusciamo a vincere più contrasti, c'era tanta voglia di far bene. E a noi esterni ha chiesto insomma, di avere equilibrio, nel senso che se uno si sgancia l'altro si abbassa, però ci ha detto anche fate quello che sapete perché siete grossi, dei buoni giocatori, insomma. Intanto c'è la necessità di far sentire ai giocatori che la società è vicina, al tecnico che è appena arrivato, che la società è assolutamente vicina a quello che il lavoro che già sta facendo, il che vuol dire che non è stata vicina né ai giocatori né al tecnico anche precedente, perché personalmente anche ho fatto delle iniziative e ho anche assistito a momenti di allenamento, di rifinitura e all'interno degli spogliatoi per poter stimolare la squadra. Oggi sicuramente ancora di più, per quanto mi riguarda. Il mister sta già lavorando per creare alcune lacune che sono magari di forma mentis e di psicologia che alcuni all'interno della rosa soffrono. Sono sicuramente degli obiettivi di potenziare la rosa, per cui ci saranno delle attività societarie per rafforzare strutturalmente la rosa. Manca ancora, secondo me, un pizzico di coraggio nell'affrontare le partite durante il campionato. È un pizzico anche di serenità che è dovuta, che si ha quando si è in una situazione diversa, non ultimi in classifica, dovendosi ovviamente confrontare con un pubblico che ha molte aspettative. Bene, la società ha già la sua forza, quindi l'obiettivo della società e della persona del sottoscritto è quello di cercare di infondere ancora di più questa caratteristica che per quanto si vada sul campo, poi sono loro, si possa esprimere con anche rabbia, anche cattiveria, dove necessario, nei limiti ovviamente del lecito, e concentrazione sino alla fine del match. Padoin si è prestato e ha raggiunto la rosa ed è adesso in questi giorni sarà in allenamento, verificheremo la situazione fisica del giocatore, sicuramente un giocatore di interesse che a centrocampo può dare una mano in termini anche di fisicità, di qualità e di esperienza a quello che serve. Faremo anche riflessioni nei prossimi giorni anche su altri comparti dove necessario. Sì, è chiaro che dopo l'infortunio di Garzon, Responso ha detto che alla rottura dei legamenti avevamo necessità di individuare un giocatore. L'abbiamo fatto individuando Padoin, però un giocatore che comunque andremo a valutare in questi 4-5 giorni e vedremo un po' se può darci una mano. Oppure no. Il giocatore che ha alle spalle una carriera importante, quando l'abbiamo sentito si è subito messo a disposizione, questo credo che sia segno di umiltà e soprattutto di voglia di fare, per cui speriamo, ripeto, che possa poi essere dei nostri. La scorsa settimana, prima della gara col Borgo Abugiano, quindi la gara col Poggi Bonsi, le necessità di lavorare su determinate cose c'erano. I riscontri invece con la partita di domenica sono stati evidenti. È chiaro che poi la beffa finale è scaturita anche da una disattenzione nostra, che dobbiamo assolutamente eliminare e lavorarci su. Su questo non ci sono dubbi, però io credo che la squadra sia sulla strada giusta.